Ok, dopo il nostro bellissimo tutorial e una catastrofica morte, game over per esplosione che ho fatto in off camera, ci troviamo appollaiati in una base lontana, lontana. Ok, questa è la nuova partita che ho iniziato dopo il training e il tutorial, a parte il fatto che vedo delle navi che fanno cose strane tipo questa. Però vabbè, non è un problema. Possiamo partire. Come dock permission? Ah, ok, siamo già perfetti. Ok, allora, ho scoperto molte cose in questo gioco facendolo, giocando off camera e iniziando una partita dopo il training, o tutorial, chiamate come volete, ha un'economia allucinante. Quindi le navi, una volta che noi gli diamo il capitano, possiamo governarle, possiamo dirgli di fare delle azioni ripetute, sempre, in modo tale che non le facciamo noi. Possiamo far guidare la nave ad un NPC. Quindi ad una persona che abbiamo assunto. Io ho visto uno stile qua. Ok, non c'è. Vabbè, questa chi è? Solar power plant. Solar power plant. Andiamo in solar power plant. Poi shift 2 col... Ah, eccolo qua. Io l'ho visto. Eccolo lì, guarda, guarda. Fermi tutti. Short range transporter A. Ok. Ok, questo qui. Spero di non acchiappare le altre navi. Ok. No, no, dice risparmiamci. Ok, fatto. Quello che non ho capito è se droppano. Vediamo. Qui c'è la nave distrutta. Vedo delle cose. Ho scoperto che tipo lo zero è raccogli schifezze. Ok, lui ci ringrazia e ci dà i soldini. Ora, tutto questo... Allora, fammi vedere, siamo qua. Questo è un satellite. Questo è un satellite lanciato da noi, se non sbaglio. Andiamo qua. Quindi, facciamo così. Mettiamo un GPS. Boostiamo, che è qua vicino. Docking aborted. Sì, non volevo toccarmi. E autopilot. Engage. Sono diventato bravino, eh. Beh, l'ambientazione è figa. Naturalmente non si può atterrare sui pianeti. Ci ho provato. Sono arrivato. A un certo punto c'è una barriera, un muro invisibile che vi butta la nostra nave indietro. L'altra cosa brutta è che quando arrivate qui, lui continua autopilot fino a ammazzarsi. Ok, shift 2. Da quello che ho capito con lo scan, noi riusciamo a prendere le missioni. Cioè, scanniamo l'astronave e lui ci dà le missioni. Questo forse è quello che ho capito, però non ne sono sicuro. Naturalmente possiamo anche qui doccarci oppure no. Ce l'abbiamo una missione attiva, però è una missione dove devo costruire una stazione spaziale ed è difficile. Molto difficile. Ci ho provato, ma non riesco a fargliela costruire a un'altra astronave. Che poi sarebbe questa. Infatti è lì ferma. Ok, non c'è niente. Ok, vabbè, non c'è. Proviamo a scendere a sto punto.
Facciamo così, Dr. B. Shift D. Dobbiamo ricordarci Shift D. Così facciamo tutti con gli shortcut. Oh, c'è un altro stile lì. Civilian ship A. No, no, no. Gli ostili ci danno un po' di soldini. Oh. Beh, naturalmente abbiamo un'astronave. Ma chi cazzo sto sparando? Abbiamo un'astronave molto maneggevole. Ma è dentro. Io non posso sparare dentro. Aspettare che esce. Gli tendiamo l'agguato qua. Io sono sicuro che se sparo qua dentro. Spare us, please. No. Illegal can be sold in black market trader. Ora sicuramente però ne atterriamo, ce lo toglio. Ok, allora dov'è che dobbiamo posteggiare noi? Adesso riusciamo a fare le manovre quelle serie, Ci siamo. Allora. Thank you. Prego, prego. Allora, abbiamo un oggetto che possiamo vendere al black market, ma non so dove sia il black market. Ok, allora. Dovremmo esserci allineati. Ok, siamo allineati. Perfetto. Successfully docked. Ok, vediamo un attimo se possiamo tradare. Energy Cell. Che io non ho ancora capito. Questo qua è il food. Ship does not have desired. Ok, Energy Cell possiamo venderle. Container. No, così compriamo. O vendo? No, così compro. No, non la voglio l'energy cell. L'energy cell. Volevo vedere se c'erano nuove missioni. Non ce n'è. Undock. Vabbè. Ok, niente. Vabbè, andiamo a vedere se c'è qualche altra missioncina, qualche altra parte. Però qua ci dava un personaggio Slifonikos. Chris Dalina. Vabbè. Eccola qua. Questo cos'è? Cos'è questa? Ah no, questa mi sa che è quella lì di costruire. Il discorso. Boh, non lo so. Sì, credo sì. Bene, vediamo se c'è un'altra. Questo è un jump gate. Qui siamo venuti. Questo cos'è? Andiamo qua. Sicuramente è da dove siamo venuti, cioè. No. Ok. Vai. Dunque, che c'è sto rumore? Che è successo? Vabbè, niente di particolare. Tutti questi tasti qua non si possono premere, è un peccato. C'è solo una grafica e basta. E naturalmente potete scendere dall'astronave, fare quello che volete. È lontano sto posto. Shift M
apre le missioni. Ti hai imparato un po' di tasti a memoria che ci servono. Guidance. Ah, quello cos'è? Quella è un'altra astronave. Lì c'è il gate. Altre astronavi. Tutte queste altre astronavi fanno qualcosa. Cioè non sono morte, eh? Cioè servono. Perché quando costruite una base dovete dirgli: ah, costruisci, fatti aiutare da qualcuno, sono morto. Ok. Bello sto posto. È spettacolare però, cioè. No. Richiesta di docco. No. Ok, shift D. Ce lo dà lo shift D. Docking granted. Ok, ce l'ha dato. È finita la canzone, perfetto. Ok, adesso ci allineiamo. Se c'è l'auto docking. Anche se non mi piace, mi piace più atterrare. Successfully docked. Ok, adesso se io vado qua e vedo le missioni. Welcome. Tante missioni. Quindi, allora, facciamo così. Tanti noi possiamo accettarle tutte, anche quelle difficili. Poi pian piano le faremo. Tipo questa. Ok, allora. Aspetta però, dove sono finite? Eccole qua. No, questo qua cosa vuole? I pirati. Allora, very easy. Fazione 73.000 euro. Deploy mine in target area. Ecco, io sono morto con una di queste. Praticamente, open briefing. Non l'ha aperto. Open briefing. Ok, queste sono le mine. E dobbiamo distruggere. Not to make sure. Va bene. Cia. La limonata. Cia. La segretaria. Dobbiamo mettere le mine. Che posiziona queste mine attorno a un gate? Ah, dobbiamo metterle. Deploy 7 mine. Ah, siamo noi che le mettiamo. Ma ce l'ho? Vabbè, andiamo. Aspetta, vabbè, lo sapete. Volevo farvi vedere. Oh, mi stavo andando a ammazzare. Volevo scendere dalla nave, ma lo sapete. Avete visto all'inizio del training. Quando usciamo parte sta musica pompa magna. Allora, in teoria sparato, deploy, ma non ce l'ho le mine. Io c'ho satelliti, beacon e risorse probe. Ma forse devo comprare prima. Aspetta. No, stai fermo. Ogni tanto ci piglia e fa sto casino. Dock permission. Ah, aspetta, perché forse le devo comprare prima. No, che autopilot. Ma che autopilot. Autopilot. Lui pensa autopilot. Nove. Siamo qua. Ok.
Ok. Successfully docked. Perfetto, allora se facciamo noi allora Trada, vediamo se... Non le vuole. Ok, allora facciamo così. Ship information. Questo. Open briefing. Allora. 7 mine. Vediamo se le compriamo da qua. Come si chiamano? Mine. Mine. Eccole qua. 7. Aggiungi alla lista. Conferma ordine. Adesso ce l'abbiamo. Nel frattempo, get up. Hello. Adesso spunterà lei, che è un capitano che può guidare, e noi possiamo scendere e andare a parlare con sto tizio, per esempio. Hello. Ciao. Goodbye. Goodbye. Era solo per farti. Possiamo anche andare qui nell'ascensore e andare in, nelle sezioni tipo workshop, trader corners. Forse posso vendere. Fermi tutti. Vediamo se mi fa vendere a questo tipo sfigato. Here you go. Me le fa vendere? Meno 2, me le fa vendere. Ma io gliele vendo subito. Conferma. Grazie. Prego. È stato un baratto un po' losco. Ah, Shift D, ritorniamo direttamente qua. Ogni volta me lo dimentico. Non è Shift per correre. È il tasto 9. Undock? Adesso ce l'abbiamo, no? Quindi sì. Beh, è che sparo sempre io. No. Non ho capito. Vedremo quando saremo lì. Empty space. Autopilot engaged. Le mine ce le abbiamo, adesso vediamo come deployarle. Non ne ho la più pallida idea. Allora, magari ci dà l'opzione quando siamo qua. Questo è il gate che ci porta negli altri settori dello spazio. E lui vuole che lo posizioniamo qua. Rilasciamo le cose. Se andiamo più avanti, ci dovrebbe dire. Deploy 7 mine. Adesso ne andiamo qua. E come faccio? Deploy, eccole qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'ho fatta. Il nuovo bilancio di 200.000. Signori, avemus completato. Che cazzo è successo? Emergency eject successful. Come è stata distrutta? Ma che cazzo di... Ho preso la mia stessa mina? No! Ma che dice? Dov'è la mia astronave? Non ci credo queste cose. Aiutatemi! Sosmi! Dov'è la mia nave? Non ci credo, dai. Ma veramente. Non ci credo. Ho distrutto...
Ho distrutto la mia stessa astronave. Ma non è che questa, no, eh? Andiamo lentissimi. Non riuscirò mai a raggiungere sto coso. Vabbè, F4. Vabbè, niente, signori, è stato bello. Avete visto come si fa una missione? Sono morto. Vabbè, direi che a questo punto moriremo nello spazio, cioè. Già, moriremo nello spazio. Mettere una mina e poi prendersi. Ma io pensavo fosse questa la mia nave, però. Cioè, magari. Perché posso riparare? Io mi ricordo che potevo riparare. Cioè, ho capito, ma è deployate, però. Cioè, che cacca pupù. Cioè, così non va bene. No, ma non c'è più la nostra astronave. Questo sono io. Space Suite. No, c'è, aspetta, Elite Vanguard. Eccola qua. È lei. È lei, ci stiamo andando. Credo, eh. Soltanto che non ci fa camminare più di così. Ma non è che è dall'altra parte? Perché io non la vedo qua? Ah, in alto! E dov'è? Io non vedo niente comunque. È qua. Ma è la nostra Elite Vanguard? Non mi ricordo niente. Ma tanti non c'ho riparazione, non c'ho niente. Vabbè, signori, è così. Abbandonati nello spazio. Che moriremo. Esatto. Andiamo alla deriva. Siamo molto derivati da sta cosa. Bene, signori, io direi che è tutto per oggi. Cosa c'è di meglio che posizionare una propria mina e morire da soli? Cioè, presto ad un suicidio. Come sempre, se volete supportare il canale, basta un like o un commento. E sono ben accette le iscrizioni. Grazie mille di cuore. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.